Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Via. Pronti via. A Silvio Berlusconi devo... Devo molto, ma resto una donna libera. E quindi quando non condivido lo dico con forza e poi faccio le mie scelte. Di Enrico Letta, mi piace? Mi piace il garbo, non in campagna elettorale, però mi piace, credo, l'onestà intellettuale. Un voto utile è? Per l'Italia e quindi per il terzo polo. Un merito di Giorgia Meloni è? La coerenza, ma una coerenza nel non assumersi responsabilità di governo, il che non è detto che sia per forza, come dire, un pregio. Il terzo polo vince queste elezioni se? Vince se riesce a spiegare agli italiani che le coalizioni hanno già fallito e che in questo momento non si possono fare promesse miracolose, non si può pensare di tornare al passato con le contrapposizioni e le liti, bisogna continuare con l'approvazione delle riforme legate al PNRR, con un rapporto buono con l'Europa, con la serietà e l'autorevolezza di Mario Draghi. E credo che il fatto che Calenda e Renzi scelgano di fare un passo indietro dal punto di vista della Presidenza del Consiglio, dicendo oggi il più attrezzato è Draghi, prima salviamo l'Italia, prima salviamo le imprese, prima facciamo quelle riforme che in 20 anni non siamo riusciti a fare e poi torniamo a dividerci, mi pare un gesto di grande serietà. Allora, sono stata nei tempi. Addirittura manca 1 minuto e 20 secondi, quindi ne approfitto per farle qualche altra domanda. Intanto, diciamo, lei li conosce abbastanza bene, Calenda e Renzi? Quanto bene? Ma diciamo, in Parlamento sicuramente con il gruppo di Italia Viva e anche di Azione. Quindi c'è avrà stata osservato una... che i due, diciamo, hanno avuto anche qualche screzio. Sì, e credo che il fatto che si siano messe da parte tensioni personali che riguardano il passato per costruire un progetto vuol dire che si dà la priorità al progetto. E il progetto è quello di ricostruire la casa dei liberali, dei moderati, dei riformisti. Insomma, fare in modo che ci sia un partito... Quindi lei non ha nessuna preoccupazione che poi, superata la campagna elettorale... E poi sa cosa mi è piaciuto? Comincino a discutere le tra dico, loro. Sa cosa mi è piaciuto? Che durante questi 18 mesi di governo... Calenda e anche Renzi sono stati gli unici a sostenere il governo anche quando era molto scomodo, anche quando bisognava dire di sì alla legge sulla concorrenza, quando bisognava approvare la delega fiscale, quando bisognava dire di sì ai vaccini. E quindi siccome governare un paese non è, come dire, un giro di valzer, è abbastanza complicato, il fatto che ci siano forze politiche pronte a fare il percorso che serve all'Italia, non quello che serve per alle promettere persone, o per portare a casa qualche voto in più, io trovo che sia la strada giusta e mi fa piacere vedere che in questo percorso e anche durante questa campagna elettorale molti elettori del centrodestra, molti elettori anche del PD stiano guardando al terzo polo. Significa che se elettori da entrambe le parti guardano al terzo polo è perché evidentemente vedo c'è bisogno di questa proposta. Che immagino non sia proprio felicissimo che l'elettore del PD guardi dalla sua parte, ma voglio dire, ognuno... Le chiedo sta un'ultimissima succedendo. Cosa, mi deve rispondere con un telegramma perché appunto poi facciamo un cambio sul divano. Se il centrodestra dovesse vincere, noi non possiamo parlare di sondaggi, non... Bene. Noi saremo all'opposizione. Ma se dovesse vincere, voi starete all'opposizione. Noi la all'opposizione. Domanda che le faccio, conoscendo lei bene, almeno una delle persone di cui le parlo, chi patirebbe di più, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, Berlusconi o Salvini? Credo Salvini. Berlusconi sarebbe contento? Ma Berlusconi ha un altro profilo, non è sicuramente in competizione. Vedo da parte di Salvini un grande fastidio nei confronti di Giorgia Meloni e quindi credo sia lui. Grazie a Maria Stella Gelmini, grazie davvero. Alessio...